regioni d'Europa. Prima di dare avvio alla giornata di oggi ci prendiamo qualche minuto per le consuete comunicazioni e informazioni di tipo organizzativo. In primo luogo spero che l'audio sia ottimale e che mi sentiate bene. Vi chiedo cortesemente un riscontro in chat. E buongiorno e benvenuti a tutti. Allora, l'appuntamento di oggi verterà sulla presentazione appunto a cura della collega Claudia Salvi di un tema, insomma, di un inquadramento di un tema molto importante che è quello delle fonti di informazione, dove informarsi su le opportunità europee. E gli appuntamenti successivi di questo ciclo, ormai siamo in dirittura d'arrivo, mancano solamente due appuntamenti alla conclusione di questo evento, sarà appunto quello sui finanziamenti diretti, quindi sui programmi tematici che saranno vigenti nel prossimo periodo di programmazione, e un'introduzione alla progettazione europea nell'ambito di questi finanziamenti diretti. Io vi ricordo che per questi appuntamenti, come per tutti gli altri appuntamenti online che organizziamo, è necessario effettuare l'iscrizione attraverso il sito Eventi.pa. Vi invitiamo a verificare, a seguire la procedura di iscrizione, che è molto semplice, però pedissequamente, quindi a effettuare l'iscrizione, e il giorno prima dell'evento o la mattina prima dell'evento riceverete il link che vi consentirà di fare accesso in aula. E vi segnaliamo che a volte questo link può finire negli spam. Quindi, prima di scrivere email di sollecito di segnalazione di problematiche, vi invitiamo cortesemente a verificare sempre negli spam. Vi ricordiamo inoltre che questo webinar, come tutti gli altri, è registrato, quindi sarà fruibile anche in modalità sincrona nei giorni successivi all'evento sulla piattaforma Eventi.pa, sulla pagina attraverso cui avete effettuato l'iscrizione, e tutti coloro che avranno effettuato l'iscrizione potranno poi scaricare direttamente dalla piattaforma Eventi.pa l'attestato di iscrizione previa compilazione di un questionario di gradimento sull'attività erogata. Ovviamente avremo bisogno di qualche giorno per attestare la presenza, la partecipazione di tutti, quindi vi chiediamo sempre un po' di pazienza e di darci un paio di giorni di tempo per effettuare queste verifiche sui dati. Molto brevemente vi ricordo i nostri canali di comunicazione principali, in particolare il focus web europa.formez.it, dove trovate tutta una serie di informazioni, di segnalazioni su eventi e iniziative europee di rilievo, dove potete anche scaricare e visualizzare la newsletter mensile con tutti gli aggiornamenti che produciamo. Anzi, vi invitiamo anche, per coloro che non avessero effettuato già l'adesione alla nostra newsletter, per restare sempre informati sulle nostre attività, vi invitiamo, in fondo alla pagina europa.formez.it potete cliccare iscriviti alla newsletter, e così automaticamente riceverete tutti gli aggiornamenti e le informazioni sulle nostre attività e sulle iniziative di maggiore rilievo. Inoltre, su questo focus web vi segnaliamo delle banche dati molto importanti, in particolare la banca dati programmi comunitari, che viene aggiornata con un lavoro titanico appunto a cura della collega Claudia Salvi, dove trovate tutte le informazioni sui programmi tematici del periodo 21-27, a cui poi è linkata tutta una serie di informazioni relativamente ai bandi che vengono pubblicati a valere su ciascun programma. Ovviamente, come vedete da questa slide, alcuni programmi sono stati già approvati, per altri invece è disponibile, per quelli dove è segnalato proposta, è disponibile appunto solamente al momento la proposta di regolamento istituzione dello specifico programma. Poi, ovviamente, restiamo sempre a vostra disposizione. In tempo di Covid, purtroppo, il nostro sportello informativo
Si è riconvertito online, quindi comunque restiamo a vostra disposizione per richieste di informazioni, approfondimenti e quant'altro. E quindi a tal fine vi invitiamo a contattarci attraverso la mail europedirect@formez.it, a porci i vostri quesiti e poi vi concorderemo insieme un appuntamento online. Vi ricordiamo inoltre il nostro account Twitter su cui ci potete seguire, il nostro canale YouTube recentemente creato, attivato, dove trovate anche in questo canale, su questo strumento, tutte le registrazioni, i video e i materiali che produciamo. A questo punto, i partecipanti sono entrati tutti, quindi io non tergiverso ulteriormente, vi auguro buon lavoro e invito il professor Montini dello Europe Direct presso l'Università di Siena a introdurre i lavori di oggi. A lei la parola, professor Montini. Buongiorno, grazie a Raffaella per questa introduzione. E saluto tutte, per me è un piacere introdurre questo seminario di oggi dove avremo una relatrice di eccezione che è la nostra Claudia Salvi, che normalmente i nostri diciamo, affezionati partecipanti ai nostri seminari conoscono bene perché la dottoressa Salvi normalmente svolge egregiamente il ruolo organizzativo e il ruolo soprattutto di moderatrice dei nostri eventi, ma Claudia Salvi è prima di tutto un'esperta di fondi europei ed oggi è appunto l'occasione per ascoltarla nella sua veste proprio di esperta in materia di fondi europei, di fondi strutturali, di fondi diretti. Ci spiegherà bene lei quelli che sono i dubbi che molti hanno e soprattutto darà un taglio molto pratico perché oggi il taglio della lezione sarà quello dell'analisi prima di tutto delle fonti di informazione. Quindi innanzitutto la differenza fra i vari tipi di fondi europei, ma soprattutto questa differenza non su un piano teorico e generale, ma sul piano molto pratico. Quindi come si passa dalla conoscenza generale delle varie tipologie di fondi europei che sono a disposizione, ma come si fa in pratica a capire dove troviamo i bandi e come ci si può informare e quindi come si può colmare questo gap iniziale che molti utenti, molti cittadini hanno, da una parte in modo anche molto comprensibile, perché è proprio il primo step che forse è il più difficile, cioè capire dove si deve andare a cercare, come si costruisce, diciamo, l'avvicinamento verso questi fondi per cercare di capire cosa è disponibile per le varie azioni che i vari soggetti, associazioni, enti hanno in mente di poter realizzare attraverso il sostegno dei fondi europei. Con oggi si apre tra l'altro l'ultimo blocco di lezioni di questa stagione di lezioni d'Europa, che quest'anno avete visto è stata molto complessa e articolata e si è svolta su vari gruppi di lezioni tematiche. Oggi appunto si apre il trittico finale delle nostre lezioni, che ci vedrà impegnati oggi 25 maggio e poi ancora 8 e 15 giugno, sempre alle 10, e questo trittico di lezioni sarà coordinato proprio dalla dottoressa Salvi e si occuperà proprio del tema dei fondi europei, andando appunto con questo taglio pratico che vi dicevo. Quindi vi ringrazio, vedo anche oggi siete molto numerosi e soprattutto prima di passare la parola alla dottoressa Salvi, voglio ringraziare ancora una volta il partenariato che ha sviluppato questa annata di lezioni d'Europa, naturalmente la Europe Direct Siena, che io qui rappresento come coordinatore scientifico, ma che ha uno staff capitanato dalla nostra dottoressa Angelita Campriani, dalla dottoressa Monica Masti e uno staff molto molto diciamo attento ed impegnato su questi temi. E poi il nostro partenariato con Europe Direct Roma Innovazione, dove oltre alla dottoressa Salvi abbiamo un nutrito gruppo di staff
con in primo luogo la dottoressa Scordino, che ha introdotto il seminario e che ringrazio per il suo infaticabile lavoro su questi temi, la dottoressa Casbarro, che supporta, e molte altre persone che lavorano dietro le quinte, che voi partecipanti non vedete, ma c'è veramente un lavoro importante dietro a questo lavoro. E poi il terzo partner del nostro partenariato, la Europe Direct Trapani, e ringrazio Marta Ferrantelli, che anche lei instancabilmente lavora con noi per sostenere e progettare questi incontri. Quindi siamo arrivati verso quasi ormai la fine della nostra annata. È anche giusto e doveroso ricordare anche chi sta lavorando e lavora quotidianamente per preparare questi webinar, e soprattutto anche chi magari voi partecipanti non avete sempre l'occasione di vedere. Quindi io con questo, diciamo, concludo questa mia breve introduzione, e con piacere passo la parola alla dottoressa Salvi per la sua molto attesa relazione. Grazie a Claudia e buon lavoro. Grazie Massimiliano, fatemi cominciare con una battuta. Con me oggi cadiamo dalle stelle alle stalle, nel senso noi abbiamo avuto i nostri bravissimi professori che nelle puntate precedenti hanno introdotto il tema dell'Europa, delle priorità della politica europea per i prossimi anni. Oggi con me il taglio è un po' diverso perché appunto come anticipava Massimiliano, oggi noi cercheremo di fare un webinar un po' più pratico, dove cerchiamo di capire le differenze tra i vari strumenti finanziari, quando si usano gli uni, quando si usano gli altri. Non è detto che io riesca a fare chiarezza in un meccanismo che apparentemente può sembrare complicato, ma che poi alla fine non lo è, però ci proviamo. Per poter comunque andare avanti dobbiamo anche fare qualche passo indietro. Innanzitutto di cosa parliamo oggi? Appunto, facciamo un passetto indietro, brevemente accenneremo della strategia Europa 2020 per passare poi a quelle che sono invece le nuove priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024. Poi parleremo della distinzione tra i diversi gruppi di finanziamenti, i cosiddetti fondi diretti, noti anche come programmi comunitari oppure programmi settoriali o tematici, e i fondi indiretti che sono quelli che noi conosciamo con il nome di fondi strutturali. Però poi vediamo come si utilizzano i fondi, quindi come si va dal bando alla presentazione di una proposta di progetto vera e propria, e poi l'ultima parte di questa presentazione si concentrerà nel cercare di vedere quali sono i principali portali che noi possiamo utilizzare per poter aggiornare sui bandi, ma anche per poter poi presentare una proposta di progetto vera e propria. Attualmente noi stiamo parlando di quelle, e ne abbiamo parlato ampiamente nelle lezioni di Europa precedenti, di quelle che sono le strategie della Commissione europea per i prossimi 5 anni. In realtà queste priorità subentrano alla strategia per l'Europa 2020, che fu una strategia che fu elaborata in seguito ad una crisi che si ebbe prima del 2013, che causò in Europa un altissimo tasso di disoccupazione. Quindi la strategia Europa 2020 fu, diciamo, redatta dalla Commissione europea perché aveva l'obiettivo quello di aiutare i governi europei a superare questa crisi che aveva determinato questo alto tasso di disoccupazione, e questa crisi poteva essere superata soltanto elaborando una strategia a lungo termine. Quindi l'obiettivo fondamentale della strategia Europa 2020 era quello di creare più posti di lavoro per garantire una vita migliore a tutti i cittadini europei. In realtà la strategia Europa 2020 succede a una precedente strategia conosciuta come la strategia di Lisbona. Cerchiamo di ricordare un po' quali erano i principi base di questa strategia Europa 2020. Innanzitutto aveva 3 priorità, quella della crescita intelligente per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Seconda priorità era quella della crescita sostenibile per cercare di promuovere economie che fossero più efficienti sotto il profilo di risorse, ma che fossero anche più attente all'ambiente e quindi anche più competitive. La terza priorità invece era quella della crescita inclusiva per la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione e che quindi potesse poi favorire la coesione sociale e territoriale in Europa.
Questa che vedete è la slide dove si fa riferimento alla pagina web della Commissione europea dedicata alla strategia Europa 2020, dove appunto potete scaricare poi tutti i documenti relativi a questa strategia. Successivamente, nel luglio 2019, abbiamo l'insediamento della nuova Commissione europea e anche la pubblicazione degli orientamenti politici di questa nuova Commissione per il nuovo periodo che va dal 2019 al 2024. Siccome ne abbiamo parlato ampiamente nelle puntate precedenti, ora come faremo semplicemente un riassunto molto veloce. Ricordiamoci un po' quali sono stati i principali capisaldi. Un collegio che doveva essere composto in parti uguali da uomini e donne. Un altro punto forte è questa a grossa attenzione al Green Deal europeo. Ancora un altro punto forte è questo della conferenza sul futuro dell'Europa che dovrà chiudersi entro il 2024, ma che è stata lanciata da poco e anche noi come Europa Direct abbiamo organizzato già due eventi per presentare la conferenza sul futuro dell'Europa diciamo ai nostri utenti. L'obiettivo di questa conferenza è essenzialmente quello di coinvolgere tutti i cittadini europei nel dibattito di come noi vogliamo l'Europa del futuro. Un altro punto importante di questi orientamenti politici è che ci saranno 10.000 guardie di frontiera e guardie costiere europee e vedremo quando parleremo dei finanziamenti diretti, che faremo la panoramica sui finanziamenti europei diretti, vedremo come queste guardie di frontiera in realtà poi sono finanziate nell'ambito di uno di questi strumenti finanziari. Un altro punto importante è invece il salario minimo equo che dovrà essere garantito a ogni lavoratore nell'ambito dell'Unione Europea e in più poi abbiamo questo grande obiettivo della Commissione Europea, cioè di diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. Ora, queste le sei priorità della Commissione europea che sono contenute negli orientamenti politici del 2019, ma anche nel programma di lavoro della Commissione del 2020, sulle quali l'Europa si concentrerà, nei prossimi 5 anni, sono, lo dicevamo prima, il Green Deal europeo. Quindi perché l'Europa deve avere come obiettivo quello di diventare il primo continente a impatto climatico zero. Un altro punto importante è un'Europa pronta per l'era digitale. Questo significa che questa strategia digitale dell'Unione Europea dovrà dotare le persone di competenze inerenti all'utilizzo di una nuova generazione di tecnologie. Altro punto importante è un'economia al servizio delle persone. Questo mira a creare un ambiente che deve essere sempre più attraente per coloro che vogliono investire in Europa e anche per una crescita che possa offrire dei lavori di qualità, in particolare per i giovani, ma anche per le piccole e medie imprese. In più, un altro punto importante è quella di un'Europa più forte nel mondo, cioè l'Europa deve rafforzare la propria voce nel mondo, cercando di promuovere quanto più possibile il multilateralismo e anche un ordine mondiale basato su delle regole ben precise. Altro punto importante delle priorità della Commissione europea è quella di promuovere il nostro stile di vita europeo, perché lo stile di vita europeo è uno stile che tutela, diciamo, maggiormente lo Stato di diritto e difende alcuni principi e valori dell'Unione europea, quale la giustizia e anche i propri valori fondamentali. E in più abbiamo un nuovo slancio per la democrazia europea per dare più voce ai cittadini europei e in questa ottica, in questa priorità, possiamo far rientrare quelli che sono i principi della conferenza sul futuro dell'Europa. All'interno delle priorità individuate della Commissione europea, lo ricordiamo, due sono diciamo le super priorità. In particolare per questo anno abbiamo la transizione verde, nota anche come transizione ecologica, che corrisponde alla priorità 1, cioè quella del Green Deal europeo, e la transizione digitale che corrisponde alla priorità 2, un'Europa pronta per l'era digitale. Diciamo, a questo proposito vi voglio ricordare che nella seconda parte della
delle attività dello Europe Direct, noi prevediamo di concentrarci molto su quello che è la transizione digitale, appunto perché il nostro Europe Direct, che è lo Europe Direct Roma Innovazione, è inserito all'interno dell'area innovazione digitale del Formez, e quindi cercheremo di fare una maggiore diffusione su queste tematiche. Per quanto riguarda, diciamo, quelli che sono i principi più importanti della transizione verde, facciamo un riassunto appunto delle puntate precedenti. Abbiamo la legge europea sul clima per raggiungere questa neutralità climatica, il contributo della Commissione europea alla conferenza dell'ONU di Glasgow sul clima, che doveva tenersi lo scorso anno, ma che a causa dell'emergenza Covid è stata riprogrammata nel 2021 dal 1 al 12 novembre e che verrà organizzata congiuntamente dall'Italia insieme al Regno Unito. Altro principio importante del Green Deal europeo è la decarbonizzazione dell'energia. Ci sarà un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Sarà elaborata una nuova strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità entro il 2030 e sarà poi attuato il piano di investimenti del Green Deal europeo. In più ci sarà una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, la strategia per una mobilità sostenibile intelligente e poi ricordiamo che il 2021 è stato designato come anno europeo delle ferrovie nell'ambito del Green Deal europeo e anche qui nell'ambito delle elezioni di Europa noi abbiamo organizzato una giornata dedicata all'anno europeo delle ferrovie, e la cui videoregistrazione la potete trovare appunto sulla pagina di Eventi PA, qualora non aveste seguito questo webinar. Per quanto riguarda invece la transizione digitale, le principali azioni che sono state previste sono quella dell'elaborazione di una strategia europea in materia di dati. Ci saranno un approccio europeo unitario a tutte le tematiche inerenti all'intelligenza artificiale, così come verrà redatta una legge per la regolamentazione dei servizi digitali e ci saranno anche il rafforzamento di tutte quelle tematiche relative alla cibersicurezza. In più si presterà sempre più attenzione al digitale inteso proprio come servizio per i consumatori, così come verrà elaborata una nuova strategia industriale per l'Europa e il nuovo spazio europeo per la ricerca. E sempre nell'ambito della transizione digitale verrà elaborato un piano per rafforzare la finanza digitale. Ora, normalmente all'inizio di questo periodo di programmazione, siccome siamo appena entrati nel nuovo periodo di programmazione, noi avremmo dovuto regolarmente avere un quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, che diciamo nei principi generali doveva essere capace di orientare rapidamente gli investimenti là dove si rendevano più necessari, quindi poi anche rafforzare il mercato unico, intensificare la cooperazione in alcuni settori, quale la salute, la gestione delle crisi e così via. Chiaramente a questo quadro finanziario pluriennale, a causa dell'emergenza Covid, è stato poi diciamo affiancato questo nuovo piano, il Next Generation EU, che è questo strumento elaborato in situazione di emergenza, qui, che è stato dotato di 750 miliardi di euro, destinato a potenziare temporaneamente la capacità finanziaria del bilancio dell'UE grazie a fondi raccolti sui mercati finanziari. Questi fondi raccolti vengono poi convogliati attraverso i programmi dell'Unione Europea che sostengono le misure urgenti indispensabili per proteggere i mezzi di sussistenza, rimettere in sesto l'economia e quindi favorire una crescita sostenibile e resiliente. Quindi, per il periodo di programmazione 2021-2027 noi abbiamo l'adozione di questo quadro finanziario pluriennale, che appunto è uno strumento, lo possiamo considerare uno strumento di pianificazione dell'Unione Europea per le risorse che vengono poi destinate alle differenti politiche che vengono attuate dall'Unione Europea per un periodo di 7 anni. Queste risorse del quadro finanziario pluriennale vengono poi organizzate per fondi che hanno missioni specifiche, come per esempio il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e gli altri fondi che abbiamo individuato come fondi tematici dell'Unione Europea. Ora, come verranno spesi questi fondi? Le tematiche su cui verranno concentrati sono coesione e ripresa economica,
La riduzione dei divari territoriali ed economici tra le regioni, e questo del tema della riduzione dei divari territoriali ed economici è proprio, diciamo, l'obiettivo base dei fondi strutturali. Miglioramento in generale dell'occupazione e di tutte le politiche che riguardano l'inclusione sociale. Il Covid ha fatto anche emergere che bisogna insistere e investire molto nel miglioramento dei sistemi sanitari europei, e in più l'altra esigenza strettamente collegata al miglioramento dei sistemi sanitari è quello di aumentare la capacità dell'Unione Europea di risposta nel momento in cui si verificano delle crisi. E quindi questo avverrà tramite questo strumento che si chiama RescEU. Ancora molti investimenti saranno dedicati, come sempre, alla politica agricola comune, che è uno dei maggiori diciamo, impegni di spesa a livello di Unione Europea, e chiaramente un numero importante di risorse sarà destinato alla transizione ambientale, in particolare attraverso l'istituzione di un nuovo fondo per la transizione giusta. Ancora tematiche che saranno, su cui verranno concentrati questi finanziamenti saranno sulla gestione dei flussi migratori, sulla politica esterna, e tra l'altro si riparla anche di riprendere il tema degli allargamenti che durante la commissione Juncker erano stati momentaneamente bloccati. In più si investirà molto per diciamo, migliorare quello il sistema di difesa europeo, così come ci si concentrerà molto sull'elaborazione di misure sempre più stringenti in materia di contrasto alla criminalità e al terrorismo. E poi, come sempre, una parte del budget europeo viene destinato alle spese di funzionamento delle varie istituzioni europee. Quindi i fondi del quadro finanziario pluriennale finanziano quelli che sono i programmi di intervento che hanno dei precisi obiettivi di sviluppo. E quindi abbiamo da una parte i fondi strutturali, noti anche come fondi che vengono gestiti in maniera concorrente, e questi possono riferirsi a più ambiti di intervento e spesso sono legati a una dimensione geografica. E poi invece abbiamo i cosiddetti finanziamenti diretti, o meglio, strumenti tematici, e di questo gruppo poi esiste un sottogruppo che sono gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, dove essenzialmente l'Unione Europea stanzia dei soldi per poter andare a lavorare con i paesi che sono al di fuori dei confini dell'Unione Europea, in un'ottica o di crescita e sviluppo di alcune regioni che sono comunque confinanti con l'Unione Europea, oppure di rafforzamento di diciamo delle possibilità di collaborazione economica per quei paesi che non hanno bisogno di un sostegno finanziario, ma con i quali l'Unione Europea vuole intraprendere diciamo, azioni per diciamo, di collaborazione economica. Ora, per quanto riguarda la gestione diretta, i cosiddetti programmi comunitari o meglio i programmi tematici, queste sono risorse che vengono erogate e gestite direttamente e centralmente dalla Commissione europea. Diciamo direttamente perché? Perché il trasferimento dei fondi non avviene attraverso degli intermediari, ma semplicemente l'Unione europea eroga questi fondi o attraverso le direzioni generali della Commissione europea oppure delle agenzie esecutive che sono comunque di emanazione della Commissione europea. E poi si dice che questi fondi vengono gestiti centralmente perché tutto quello che sono le procedure di selezione, assegnazione dei fondi, ma anche di controllo e di audit, vengono gestiti appunto direttamente dalla Commissione europea oppure dall'organismo, che in questo caso potrebbe essere l'agenzia esecutiva, che rappresenta in questo caso la Commissione europea. Invece, per quanto riguarda la gestione indiretta, quelli che noi chiamiamo i fondi strutturali, queste sono sempre risorse che vengono erogate da Bruxelles, che però poi vengono gestite dagli Stati membri o attraverso i governi nazionali, e in quel caso abbiamo i programmi operativi nazionali, oppure dalle regioni, e in questo caso avremo i programmi operativi regionali. Queste risorse sono rappresentate appunto da quelli che noi normalmente definiamo con fondi strutturali europei, e quindi ne fanno parte il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo di Coesione.
I fondi strutturali si differenziano dai fondi diretti perché appunto le risorse non vengono assegnate direttamente dalla Commissione europea, ma la loro gestione viene definita concorrente proprio perché viene delegata agli stati e alle regioni secondo dei programmi operativi che però vengono concordati con la Commissione europea. Ora vediamo un attimo quelli che sono i principi base della politica di coesione. Allora, vorrei citarvi l'articolo 174 del Trattato dell'Unione Europea che dice: per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questo sviluppo persegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Quindi questo è così come i fondi, diciamo, della politica di coesione vengono definiti secondo il Trattato dell'Unione Europea. Quindi i tre grandi temi della politica di coesione sono quello economico, che ha come obiettivo, lo dicevamo, quello di ridurre i divari di sviluppo che ci sono tra le varie regioni europee e cercare di diminuire il ritardo delle aree meno sviluppate per permettere quello che possiamo definire uno sviluppo equilibrato tra le varie regioni europee. Gli obiettivi della politica di coesione economica vengono raggiunti essenzialmente attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale. Invece, per quanto riguarda la coesione sociale, questa ha come obiettivo quello di assicurare che tutti i cittadini, senza discriminazione, abbiano accesso ai diritti fondamentali dell'Unione europea, sia in materia lavorativa che sociale ed economica. Gli obiettivi della politica di coesione sociale vengono raggiunti diciamo, attraverso lo strumento finanziario del Fondo Sociale Europeo. Altro terzo tema della politica di coesione importante è quello della coesione territoriale, che promuove lo sviluppo e l'equilibrato dei territori europei e cerca di favorire quella che è l'integrazione delle zone che presentano maggiori problematiche. In questo caso possono essere o le regioni di confine oppure le regioni interne, tipo o le regioni che possono essere considerate isolate, come appunto le isole, oppure appunto quelle montane, il cui la montagna appunto rappresenta il pericolo di isolamento. C'è un errore nella slide. Diciamo, gli obiettivi della politica di coesione territoriale vengono raggiunti attraverso uno strumento che forse voi conoscete, che si chiama Interreg e che viene attuato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Manca, diciamo, c'è un errore nella slide che prima di rimettere in linea sulla pagina correggeremo. Ora, quali sono le cinque grandi politiche della politica di coesione? Innanzitutto un'Europa più intelligente che dovrà appunto attuarsi attraverso l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle PMI. Un'Europa più verde, l'abbiamo detto, perché noi dovremo arrivare a raggiungere sempre più basse emissioni di carbonio, dovremo investire sempre più in transizione energetica, energie rinnovabili, e dovremo sempre più tutelarci per contrastare i cambiamenti climatici. Ancora, un altro obiettivo è quello dell'Europa più connessa, che quindi dovrà essere dotata sia di reti di trasporto che digitali strategiche, e poi dovremo avere un'Europa sempre più sociale, che quindi dovrà cercare di sostenere sempre di più l'occupazione, ma che sia anche un'occupazione di qualità, così come dovrà migliorare i sistemi di istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e anche consentire un equo accesso alla sanità. Diciamo, in questo ambito il Fondo Sociale Europeo si chiama Fondo Sociale Europeo Plus in questo periodo di programmazione, proprio perché presterà una maggiore attenzione a quello che è l'accesso ai servizi sanitari da parte di tutti. Dalla popolazione. E più un altro principio base è un'Europa più vicina ai cittadini, mediante il sostegno a strategie di sviluppo che vengono gestite a livello locale e anche attenzione verrà data a quello che è lo sviluppo urbano sostenibile.
Ora, diciamo, se ho provato a integrare quelli che sono gli obiettivi della politica di coesione con quelli che sono gli strumenti tematici finanziari diretti. Questo perché? Perché in questo periodo di programmazione si parla moltissimo di integrazione tra i diversi fondi. Quindi, per l'attuazione di alcune politiche sul territorio, noi possiamo utilizzare i fondi strutturali e integrare alcune azioni con gli strumenti tematici. Vi faccio un esempio molto banale che però secondo me potrebbe dare l'idea. Se per esempio io su un territorio ho un vecchio edificio che voglio ristrutturare per renderlo accessibile al pubblico e quindi farne una risorsa economica per il mio territorio, posso utilizzare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Se però poi voglio dotare questo edificio di risorse finanziarie altamente qualificate, perché casomai io sto acquistando delle attrezzature innovative che consentono, che però richiedono personale specializzato, noi possiamo utilizzare il Fondo Sociale Europeo per formare il personale destinato a questo museo. Che cosa posso fare poi con gli strumenti finanziari diretti? Con gli strumenti finanziari diretti io posso collegare in rete il mio museo con i musei di altri paesi europei. E ora, quando poi parleremo della differenza tra fondi diretti e indiretti, questo concetto lo capiremo un po' meglio. Intanto quello che ho cercato di fare, diciamo in queste slide, è cercare di vedere quali sono i fondi che possono andare a integrarsi con gli obiettivi della politica di coesione, quindi dei fondi strutturali. Per esempio, per gli obiettivi di Europa più intelligente che richiede investimenti, ricerca e innovazione, noi abbiamo degli strumenti tematici che sono Orizzonte Europa e il fondo Invest EU che possono andare a integrare le risorse dei fondi strutturali. E quindi chiaramente queste slide però vi rimarranno. Come vedete, per ogni settore noi abbiamo questa possibilità di integrazione tra fondi strutturali e strumenti finanziari diretti. Tenete presente che però i fondi non possono mai finanziare la stessa cosa, come vi dicevo io, li dobbiamo sempre vivere in un'ottica di integrazione. Così come devo dirvi un'altra cosa, che vi ripeterò in occasione del prossimo webinar, quando faremo una panoramica dei principali strumenti tematici diretti. Nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare uno strumento tematico, non dobbiamo essere miopi. Questo che significa, per esempio, nel settore della digitalizzazione, come vedete, sono tanti i programmi che possono contenere al suo interno delle misure per la digitalizzazione, perché la digitalizzazione è trasversale a tutte le politiche dell'Unione Europea. Quindi possiamo avere digitalizzazione dei sistemi sanitari e qui avremo il programma EU4Health. Scusate, qualcuno mi ha spostato le slide, vi chiedo gentilmente di non toccare le slide perché altrimenti i partecipanti si confondono. Un attimo che cerco di tornare alla slide, ecco il precedente. Quindi chiedo a tutti i relatori e gli ospitanti di non toccare le slide, grazie. Ancora, per esempio, il programma EU4Health contiene delle linee di digitalizzazione per il settore sanitario. Europa Creativa, che è un programma che opera nel settore culturale, al suo interno ha una linea che si occupa di digitalizzazione della cultura del patrimonio culturale europeo. Quindi, come vedete, nel momento in cui andiamo a utilizzare questi fondi, dobbiamo avere un'ampia veduta su come noi possiamo utilizzate in maniera ampia. Poi avremo anche il programma Europa Digitale, che è un programma che vuole sostenere la digitalizzazione nel suo insieme, però dobbiamo tenere presente di ogni volta di come noi intendiamo utilizzare il finanziamento. E questo esercizio di integrazione l'ho fatto un po' per tutte le politiche Europa più verde. I programmi di riferimento sono come sempre il programma LIFE, Orizzonte Europa, il programma per il mercato unico e così via.
Per un'Europa più connessa, i programmi di riferimento sono essenzialmente tre: Europa digitale, meccanismo per collegare l'Europa e il programma Orizzonte Europa. E per Europa più sociale abbiamo il fondo InvestEU, il programma Erasmus e il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, così come anche alcune azioni potranno essere ricercate nel programma Diritti, Valori e Giustizia, ma questo poi lo vedremo quando faremo la panoramica di finanziamenti diretti. Per quanto riguarda l'Europa più vicina ai cittadini, i programmi di riferimento sono Europa Creativa, Life, Orizzonte Europa. E intanto ora cerchiamo di fare sempre un po' più di chiarezza nei diversi strumenti finanziari. Quindi vedete, da una parte noi abbiamo la gestione diretta attraverso i programmi a finanziamento diretto che vi ripeto, poi hanno anche un'altra sezione che si occupano direttamente di assistenza esterna, quindi dell'aiuto che si può andare a dare ad altri paesi. E poi abbiamo la gestione indiretta attraverso i tre fondi, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Coesione, tenendo presente che però l'Italia non usufruisce del fondo di coesione. Ora, i due principali fondi strutturali, come vi dicevo, sono il Fondo Sociale Europeo che va a cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi della coesione sociale e che finanzia interventi nel settore dell'istruzione e della formazione, della crescita delle competenze e anche nel settore dell'inclusione sociale e della lotta alle discriminazioni. Invece, per quanto riguarda gli obiettivi della coesione economica, questi possono essere raggiunti tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che può finanziare interventi in innovazione tecnologica e ricerca scientifica, nei settori anche dell'ambiente, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture digitali e della mobilità, in iniziative produttive, così come può finanziare investimenti urbani e territoriali e anche può finanziare tutte quelle azioni che si occupano di valorizzazione ambientale e culturale nei vari territori europei. Per quanto riguarda invece la coesione territoriale e quindi i programmi che noi conosciamo come programmi Interreg, questa viene attuata attraverso, vengono definiti dalla Commissione europea tre strand, chiamiamole tre linee di azione. Una è la cooperazione trasfrontaliera che permette a regioni che hanno un confine in comune di poter collaborare insieme per lo sviluppo equilibrato dei territori. In questo caso noi avremo per esempio il programma Interreg Italia-Austria, che appunto finanzia azione tra i due territori. Per farvi un esempio di progetto che può essere finanziato in questo settore, noi abbiamo presentato proprio nell'evento che abbiamo fatto in occasione dei finanziamenti nel settore della mobilità sostenibile, abbiamo presentato questo progetto al PEADRE, che è stato un progetto che ha finanziato una ciclovia che parte da Salisburgo e arriva a Grado in Italia. Questo chiaramente è stato un grande obiettivo di sviluppo del territorio austriaco e quello italiano, perché attraverso questa ciclabile loro ogni anno hanno non so quanti turisti, cicloturisti, che si muovono tra le due regioni di confine. Anzi, la ciclabile addirittura tocca anche alcuni paesi della Slovenia. È importante questo perché questa ciclovia Alpe Adria fu inizialmente finanziata dai fondi strutturali a livello, diciamo, locale della regione Friuli e poi successivamente attraverso un Interreg è stato costruito il tratto che collegava l'Italia con l'Austria. Questo per farvi capire quando si parla di integrazione tra i fondi. Poi abbiamo un altro strand che si occupa di cooperazione transnazionale. Questo permette a più regioni di confine di collaborare tra di loro. E quindi, per esempio, abbiamo un programma che permette a tutta
l'Italia Adriatica di collaborare con i paesi dei Balcani. In più abbiamo un terzo strand che è la cooperazione interregionale che permette alle regioni europee di collaborare tra di loro svincolate da questo confine territoriale. Più che altro con la cooperazione interregionale si cerca di sviluppare dei progetti che possono essere basati sulle buone pratiche, in particolare quando le buone pratiche sono state sviluppate proprio all'interno degli altri due strand della cooperazione territoriale. In più, l'altro obiettivo principale di questi progetti interreg è quello di cercare di superare gli ostacoli transfrontalieri con l'obiettivo finale di sviluppare servizi comuni. E quindi arrivare a quella che noi possiamo definire la vera integrazione europea. Ora, per il nuovo periodo di programmazione ci saranno alcune novità per quanto riguarda la coesione territoriale. Innanzitutto verrà istituito un nuovo strumento che si chiama il Meccanismo Transfrontaliero Europeo. Questo è stato proposto dalla Commissione, per le regioni di confine e gli stati che desiderano armonizzare i rispettivi ordinamenti giuridici. E la seconda novità, sempre della cooperazione territoriale europea, sono questi investimenti innovativi interregionali. Questi sono nati sulla scorta di un successo che era stato registrato da un'azione pilota che era stata condotta nel periodo di programmazione precedente, quindi il 2014-2020. Quindi, e sono stati riproposti in questo nuovo periodo di programmazione. Questo che significa che le regioni che dispongono di risorse equivalenti di specializzazione intelligente ricevono un maggiore sostegno per la costituzione di cluster paneuropei in alcuni settori chiavi, che sono quelli dei big data, dell'economia circolare, delle tecnologie produttive avanzate, oppure anche la cibersicurezza. Ora vediamo un attimo i fondi strutturali. Diciamo l'articolazione differenziata viene differenziata in relazione a tre diverse categorie di regioni. Queste regioni vengono, diciamo, raggruppate a secondo del loro livello di sviluppo. Quindi avremo un gruppo che sono le regioni meno sviluppate, che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Poi abbiamo il cosiddetto gruppo delle regioni in transizione, e questi hanno un PIL che è compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria. E poi abbiamo un ultimo gruppo, che è quello delle regioni più sviluppate, a cui appartiene quasi tutto il centro-nord dell'Italia, che hanno un PIL pro capite superiore al 100% della media comunitaria. Ora, per riassumere, quindi, noi abbiamo la gestione diretta, dove abbiamo un rapporto contrattuale che avviene essenzialmente tra la Commissione europea e i partner del progetto. Chi sono gli attori? Le diverse direzioni generali della Commissione europea, insieme alle agenzie delegate e ai beneficiari del progetto. Invece, nella gestione indiretta, nei fondi strutturali, abbiamo il trasferimento di queste risorse a enti nazionali o regionali, abbiamo sempre una presenza di cofinanziamento governativo e l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di specifici bandi. Anche nella gestione diretta noi abbiamo il cofinanziamento, però a differenza della gestione indiretta, dove il cofinanziamento è governativo, nella gestione diretta saranno i singoli partner del progetto che dovranno contribuire con la propria quota di cofinanziamento. Nella gestione diretta, quindi, l'obiettivo quale sarà? Quello di cercare di far collaborare le regioni europee tra di loro, mentre con i fondi strutturali l'obiettivo è quello invece di ridurre il divario economico esistente tra le varie regioni europee per portarle ad uno stesso livello di sviluppo. Ora invece vediamo gli strumenti diretti. Quindi, come vi dicevo, vengono divisi in due gruppi. Abbiamo gli strumenti tematici e gli strumenti per l'assistenza esterna. Strumenti per l'assistenza esterna che non tratteremo in questa fase delle lezioni, di Europa.
Che cos'è lo strumento tematico, quello che noi conosciamo come programma comunitario di finanziamento? Può essere definito come azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa, che secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici. Quindi che cos'è? Essenzialmente lo strumento tematico è uno strumento che l'Unione Europea utilizza per finanziare l'esecuzione di una serie di azioni che devono andare a concorrere a realizzare gli obiettivi che la Commissione si è prefissata nelle diverse materie di sua competenza. Nello specifico sono gli obiettivi che la Commissione si è data per i prossimi 5 anni. Quindi, per quanto riguarda i finanziamenti diretti, non sono previsti la realizzazione di opere a carattere strutturale. Le opere a carattere strutturale possono essere finanziate solo con i fondi strutturali, che si chiamano fondi strutturali, appunto perché possono andare a finanziare anche strutture. Ma quello che diciamo che si prefiggono gli strumenti tematici è quello di realizzare progetti innovativi che dovranno essere elaborati secondo il principio del partenariato. Nel senso, se io voglio utilizzare uno strumento diretto, devo costituire un partenariato internazionale, quindi insieme ad altri paesi europei. Ci sono delle eccezioni, tipo il programma LIFE, che prevede sia la presentazione di proposte di progetto a livello internazionale, quindi attraverso la costituzione di un partenariato internazionale, ma anche proposte di progetto che possono essere presentate a livello nazionale. Ma queste sono delle eccezioni. La norma vuole che per poter utilizzare, per potermi far finanziare un progetto europeo, devo costituire un partenariato internazionale. Vediamo un attimo qual è l'iter dei programmi comunitari. La Commissione europea, sulla base degli obiettivi che si prefigge di realizzare, predispone degli strumenti tematici nei diversi settori che hanno generalmente la stessa durata dei fondi strutturali, quindi 7 anni, e vengono attuati dalle varie direzioni generali. Poi ciascuna direzione generale nel proprio settore gestisce direttamente questi stanziamenti previsti per i vari programmi, attraverso poi la pubblicazione periodica di bandi comunitari, e questo può avvenire o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea oppure sul nuovo portale, che poi dopo vedremo, perché al portale noi dedicheremo una piccola attenzione oggi verso fine giornata e una grande attenzione quando la mia collega Raffaella Scordino, che avete conosciuto in apertura, vi parlerà di progettazione europea e quindi vi farà vedere il portale un pochino di più nel dettaglio, perché il portale sarà il nuovo strumento che voi dovete utilizzare nel momento in cui volete presentare delle proposte di progetto. Ora, all'inizio di ogni anno noi abbiamo l'adozione di questi strumenti finanziari tematici. Tenete presente che normalmente si arriva a dicembre per poter far partire i programmi ad inizio anno. A causa della pandemia c'è stato ritardo e quindi l'approvazione dei programmi è ancora in corso, sta in realtà cominciando in questi mesi. Come vi diceva Raffaella, se andate sulla nostra banca dati, programmi tematici, man mano che noi aggiorniamo le schede perché vengono adottati i regolamenti, togliamo la parola proposta e significa che quel programma è diventato definitivo. Quindi la decisione di adozione di questi strumenti finanziari viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L, che è la serie dedicata alla legislazione. Per poter poi accedere al finanziamento, noi dobbiamo aspettare la pubblicazione del bando. Il bando viene pubblicato in vari modi: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, che è la serie dedicata all'informazione e alla comunicazione. Può essere pubblicato sul sito web della Direzione Generale, ma la tendenza ora è quella di pubblicare tutti i bandi su questo nuovo portale della Commissione Europea che si chiama EU Funding and Tender Portal. Chiaramente il portale è tutto in lingua inglese. Così come sono pubblicati nell'ambito di questo portale i programmi di lavoro dei singoli strumenti finanziari. I programmi di lavoro dei singoli strumenti finanziari contengono al loro interno anche la previsione dei bandi che verranno pubblicati.
Quindi, come vi dicevo, per fare un riassunto, la gestione dei programmi comunitari è di competenza della Commissione europea attraverso le direzioni generali e le agenzie esecutive, però in alcuni casi ci possono essere delle regioni e delle eccezioni. Ci sono alcuni strumenti tematici, come il Fondo europeo per la migrazione, che vengono gestiti per una parte come programmi diretti e come parte come fondi strutturali. Infatti hanno poi a livello nazionale delle autorità responsabili che si occupano di approvare il programma operativo e quindi di pubblicare i bandi a livello nazionale, mentre poi un'altra parte del fondo opera proprio come uno strumento tematico diretto perché pubblica dei bandi a cui possono partecipare diciamo tutti i paesi europei che vogliono collaborare in quel settore insieme. Ora, il bando che cosa ci dice? Qual è l'oggetto degli obiettivi? Quali sono i beneficiari e i requisiti minimi per poter partecipare? Qual è la dotazione finanziaria? E elemento molto importante, ci dice anche qual è la quota di cofinanziamento della Commissione europea. Perché, come vi dicevo prima, negli strumenti finanziari diretti, una parte delle risorse viene messa dalla Commissione europea, la parte restante, quella del cofinanziamento, deve essere messa in genere a disposizione dei vari partner del progetto, e quindi abbiamo la cosiddetta il cosiddetto cofinanziamento. Quindi la quota percentuale che non viene finanziata dalla Commissione europea può però derivare da alcune risorse, per esempio dalle risorse proprie del richiedente e dei partner. E questi, per esempio, possono rientrare in questi costi, i costi del personale. Oppure un progetto può essere cofinanziato da terze parti oppure da sponsor. Ancora, un progetto può essere cofinanziato dai fondi pubblici nazionali, regionali oppure locali. Oppure e questa è un po' una novità del nuovo periodo di programmazione, dal lavoro di volontariato che viene fornito da una parte del personale interno dei beneficiari della sovvenzione. Quindi, come vedete, ci sono varie forme, varie possibilità di cofinanziamento di un progetto. Ancora nel bando vengono definiti quali sono i criteri di selezione delle proposte e anche quale punteggio viene attribuito ad ogni singola parte della proposta. In cui vengono indicati le procedure e i termini di presentazione delle proposte e poi viene indicato il sito internet dove si può trovare il formulario ed ulteriori documenti utili per la presentazione della proposta. Quindi, riassumendo, per poter presentare una proposta di progetto, cosa dobbiamo avere sulla nostra scrivania? Innanzitutto dobbiamo avere la decisione di approvazione del programma per capire qual è l'obiettivo di quello strumento tematico e quello lo troviamo sulla GUE serie L. Poi dobbiamo avere il testo del bando che troviamo all'interno del portale dei partecipanti. Ancora un altro diciamo, documento utile è la guida per i candidati, perché la guida per i candidati ci dice sezione per sezione come dobbiamo compilare il nostro formulario. Poi chiaramente abbiamo il formulario che ormai è in versione elettronica e poi potremmo avere ulteriore documentazione che la Commissione europea ci richiede e poi dobbiamo sempre avere sulla nostra scrivania anche il programma di lavoro. Per presentare una proposta di progetto è importante effettuare un'analisi delle misure ammissibili e quindi anche delle relative priorità che vengono indicate nel bando, perché casomai il programma finanzia più azioni, però il bando poi si va a riferire alle singole azioni. Ricordiamoci di sottolineare la dimensione europea, quindi qual è il carattere innovativo e trasnazionale della nostra proposta. Ricordiamoci di rispettare quelli che sono i criteri formali per la presentazione della proposta e ricordiamoci anche di presentare sempre una scheda riassuntiva in lingua inglese, anche se ci chiedono di presentare le proposte di progetto in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, è bene prendere l'abitudine di lavorare in lingua inglese o un'altra lingua che però sia
comune a tutti i partner del progetto. Poi ricordatevi di rispettare gli orari e le scadenze che vengono indicate nel bando. Noi non abbiamo problemi perché noi abbiamo lo stesso fuso orario di Bruxelles, ma per i paesi che cambiano orario devono ricordarsi che l'ora di Bruxelles non è la loro e quindi di stare attenti a questa cosa. Un'altra cosa che io consiglio sempre nel momento in cui voi avete presentato una proposta di progetto è di prendere questa proposta di progetto e farvi alcune domande, che sono le domande che sono importanti per i valutatori della Commissione europea. Una di queste domande riguarda la transnazionalità. La nostra proposta di progetto sta incoraggiando la mobilità geografica, sta cercando di coinvolgere due o più Stati membri dell'Unione europea? Un'altra cosa, noi stiamo chiedendo questo finanziamento perché in genere la Commissione europea vuole che si vengano presentati dei progetti innovativi. Allora ci dobbiamo chiedere in che misura il nostro progetto innovativo sta creando nuovi metodi e processi, sta definendo dei nuovi obiettivi, sta cercando di modificare dei sistemi già esistenti oppure addirittura sta introducendo dei nuovi approcci. Quindi questo è un elemento chiave nelle proposte di progetto perché dà ai valutatori l'idea se noi stiamo apportando delle innovazioni con questa proposta. Ancora ricordiamoci che dobbiamo sottolineare il valore aggiunto europeo, perché io sto chiedendo un finanziamento all'Unione Europea, perché con i fondi nazionali non riesco a portare a termine questa mia idea, ma non perché i fondi non sono sufficienti, ma perché questa mia idea per poter essere realizzata necessita di una collaborazione a livello europeo. Ancora alcuni requisiti fondamentali sono quelli della sussidiarietà. Noi stiamo chiedendo un finanziamento europeo perché gli enti locali, le regioni e lo Stato non sono in grado di fare da soli per raggiungere quell'obiettivo. Ancora altro tema importante è quella della sostenibilità. Nella nostra proposta di progetto noi dobbiamo indicare in che modo intendiamo far sopravvivere il progetto alla fine del finanziamento? Perché quello che succedeva nei periodi di programmazione precedenti, questo veramente succedeva molto proprio all'inizio diciamo, dei primi finanziamenti europei, i progetti morivano con la fine del finanziamento. Ora la Commissione europea chiaramente non vuole più vedere questo. Il finanziamento europeo deve essere un aiuto iniziale, ma poi dopo i vari paesi europei devono essere in grado di far da soli. E quindi devono dimostrare già nella proposta in che modo intendono far sopravvivere la proposta di progetto. In più, interesse comunitario e trasparenza non vengono prese in considerazione singole iniziative, ma devono essere sempre iniziative non presentate da singoli cittadini, ma da partenariati tra enti. E in più, si chiede sempre, dopo che ci si è aggiudicati un progetto, la pubblicazione dei dati dei partner, che è diventata obbligatoria. Per quanto riguarda i fondi strutturali, abbiamo una novità che riguarda invece la comunicazione. Siccome è sempre più importante dimostrare ai cittadini in che modo vengono spesi i soldi europei, perché comunque sono i soldi di tutti i contribuenti dell'Unione Europea, bisogna presentare dei piani di comunicazione che possano in qualche modo presentare i vantaggi e benefici di quella proposta di progetto per i territori, affinché i cittadini sappiano in che modo vengono spesi i loro soldi. La comunicazione sui progetti è stata, tra l'altro, verrà in questo nuovo periodo di programmazione semplificata, infatti verrà adottato un unico marchio per tutti i diversi fondi dell'Unione Europea, verrà tra l'altro realizzato un portale unico che presenterà tutti i finanziamenti disponibili per le imprese e poi ci sarà un'unica banca dati dei progetti che verrà gestita dalla Commissione, questa sempre in un'ottica di miglioramento e semplificazione. Nel momento in cui andiamo a presentare una proposta di progetto, dobbiamo costituire un partenariato. All'interno del partenariato, uno dei partner assume, diciamo, un ruolo fondamentale che è quello di coordinatore, che è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei confronti della Commissione. Che cosa fa il coordinatore? Gestisce le operazioni finanziarie, quindi riceve il contributo dalla Commissione europea, ma poi lo ridistribuisce ai partner del progetto.
fornisce le relazioni e i rapporti sullo stato di avanzamento del progetto, e i dati chiaramente vengono raccolti attraverso i vari partner del progetto, e in più il coordinatore deve tenere anche tutto ciò che riguarda la contabilità aggiornata, e deve conservare tutta la documentazione e i bollettini di spesa relativi alla proposta di progetto. Come vi dicevo prima, i contributi vengono sempre accordati a fondo perduto e coprono delle percentuali che possono variare da un 50 al 100% del costo del progetto, il 100% però solo in rari casi, e in genere i massimali di cofinanziamento vengono riportati all'interno degli inviti a presentare proposte. Come vi dicevo prima, la parte che non è coperta dal finanziamento comunitario deve essere messa a disposizione da parte dei partner del progetto. Ricordatevi che di pianificare bene quelle che sono le spese, i costi relativi al progetto, perché se le spese preventivate risultano più alte, l'Unione Europea non prevede una maggiorazione degli stanziamenti; al contrario, se le spese preventivate risultano più basse, il contributo della Commissione Europea viene diminuito, e quindi in fase di rendicontazione dovete poi restituire ciò che non è stato speso alla Commissione Europea. Normalmente vengono erogate due tranche, una inizio lavori attraverso un anticipo e un saldo finale dopo la presentazione della relazione finale e di tutti i documenti contabili. Ora dobbiamo fare un altro po' di chiarezza relativamente ai vari strumenti che possono essere utilizzati. Noi abbiamo vari strumenti. Innanzitutto abbiamo gli appalti pubblici. Che però gli appalti pubblici non vengono proprio considerati degli strumenti fi dei finanziamenti della Commissione Europea, ma sono più che altro dei contributi da parte dell'Unione Europea nel senso stretto, perché servono a soddisfare un'esigenza immediata e riguardano l'acquisto sul mercato di beni, servizi e lavori o prodotti da parte della Commissione Europea, dagli uffici e delle altre agenzie europee. Sono invece considerati strumenti dell'Unione Europea questi che vedete nella slide, quindi le sovvenzioni, i prestiti, le garanzie, i contributi e i premi. Per quanto riguarda la sovvenzione, ci soffermiamo un attimo, perché la sovvenzione è lo strumento che viene utilizzato per soddisfare le esigenze della Commissione Europea relativamente all'attuazione delle sue priorità. Quindi si può dire che noi abbiamo con la sovvenzione un approccio dal basso, nel senso che l'idea del progetto, di progetto su come raggiungere gli obiettivi della Commissione Europea parte da parte dei partner del progetto. Perciò si parla di approccio dal basso. Siamo noi che diciamo alla Commissione Europea: guarda, per raggiungere i tuoi obiettivi, noi ti proponiamo queste azioni. Quindi diciamo anche che si parla di un mandato istituzionale. Per quanto riguarda la fase di aggiudicazione, cosa è importante? È molto importante il livello, la qualità della proposta che noi stiamo andando a presentare. Conta poco l'aspetto finanziario, e siamo sempre in presenza di cofinanziamento. Quindi la sovvenzione è un contributo a fondo perduto per la copertura parziale dei costi di un progetto. In genere le sovvenzioni vengono assegnate tramite quelle che vengono chiamate inviti a presentare proposte, che in inglese si chiamano call for proposals, e servono a cofinanziare una proposta a progetto che deve contribuire all'attuazione di una politica settoriale dell'Unione Europea. Ora la Commissione utilizza due tipi diversi di sovvenzioni. Abbiamo le sovvenzioni a favore di azioni specifiche, che si chiamano Grants Awarded for Specific Actions. Queste vengono implementate da soggetti pubblici e privati, e si tratta di progetti presentati nell'ambito di programmi tematici o settoriali. E questi chiaramente devono contribuire a realizzare un obiettivo generale nell'ambito di una politica dell'Unione Europea. E poi invece abbiamo le sovvenzioni di funzionamento. Queste vengono erogate dalla Commissione Europea, e servono per fornire sostegno finanziario per i costi delle attività che possono essere abituali o permanenti di organismi o associazioni europee, che sono generalmente attivi in alcuni campi chiave dell'Unione Europea, che possono essere quelli dell'istruzione e della formazione, oppure che soddisfano alcuni criteri, in particolare la rappresentatività a livello europeo. Esattamente
Finanziario è direttamente collegato al programma di lavoro dell'organizzazione e può comprendere alcuni costi che sono quelli per il personale, i costi per sostenere delle pubblicazioni, i costi di informazione e divulgazione e anche tutti i viaggi che possono essere intrapresi dai funzionari di quell'associazione, di quell'organizzazione nell'ambito del programma di lavoro dell'ente. Come vi dicevo prima, le gare di appalto non sono considerate proprio strumenti finanziari della Commissione europea. Queste in realtà mirano a soddisfare un preciso e puntuale interesse della Commissione europea. Infatti non sono considerati finanziamenti, o meglio, contributi da parte dell'Unione europea. E quindi diciamo pure che sia un approccio dall'alto, perché è la Commissione europea che detta le regole, dice io ho bisogno di 10 computer con queste caratteristiche da fornire al seguente paese. Quindi hanno quasi sempre un fine commerciale. Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della proposta, è importante la qualità della proposta, però è anche importante l'offerta economica perché vince la migliore proposta al minor prezzo. Però in questo caso abbiamo un finanziamento al 100%. In questo caso i beneficiari vengono selezionati attraverso gli inviti a presentare offerte, che in questo caso in inglese vengono definiti con call for tenders. Attraverso la gara di appalto, la Commissione cerca di chiedere la fornitura di beni oppure l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi. E quindi, nell'ambito delle gare di appalto, la Commissione agisce in qualità di committente e paga per i servizi secondo i prezzi correnti di mercato. Poi abbiamo altri strumenti che sono i prestiti, le garanzie alle PMI per prestiti e il finanziamento di capitale di rischio. Questi provengono dal bilancio comunitario attraverso alcuni strumenti finanziari che vengono gestiti dalla Banca Europea degli Investimenti o dall'istituzione finanziaria della BEI che si chiama il Fondo Europeo degli Investimenti che è l'organo specializzato nel capitale di rischio. Questi tipi di finanziamento sono erogati tramite degli intermediari finanziari, ovvero delle istituzioni finanziarie locali, e poi dopo vedremo, quando vedremo le fonti di informazioni, quali sono questi dove possiamo trovare l'informazione sugli intermediari a livello nazionale. In più abbiamo i contributi dell'UE, questi sono essenzialmente destinati alle start-up e agli imprenditori che hanno un'età inferiore ai 35 anni oppure alle imprese che operano in territori svantaggiati, che promuovono la nascita o la ristrutturazione di attività imprenditoriali e l'inserimento di disoccupati. I contributi dell'Unione Europea sono lo strumento finanziario tipico che viene utilizzato nell'ambito dei fondi strutturali e in più i contributi sono sempre a fondo perduto. In più poi abbiamo un'altra categoria di strumenti finanziari che sono i premi. I premi, per esempio, sono delle ricompense per i vincitori di concorso a livello europeo in diversi settori. Per esempio, uno dei programmi che utilizza molto lo strumento finanziario dei premi è il programma Europa Creativa, perché in genere conferisce dei premi per promuovere e riconoscere siti di alto valore culturale, oppure opere, artisti, oppure possono essere premiate città che contribuiscono a realizzare gli obiettivi del programma culturale. Qui vi ho messo una slide con i link dove voi potete trovare le informazioni relative alle sovvenzioni, ai premi, alle gare di appalto e anche ai prestiti. Ora entriamo un po' più nello specifico, andiamo a vedere quali sono le fonti di informazione che noi possiamo utilizzare per aggiornarci. Eurlex è la banca dati che contiene la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sia la serie L dedicata alla legislazione che la serie C dedicata alla comunicazione, dove potremo trovare anche dei bandi. La banca dati TED è la banca dedicata alle gare di appalti e un'altra banca dati che vi consiglio di seguire, diciamo, a livello quotidiano è la banca dati della Press Corner, quindi la banca dati dei comunicati stampa delle varie
varie direzioni generali della Commissione europea. Questa è la pagina dedicata alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Questo è un esempio di regolamento, di attuazione, di istituzione di uno strumento finanziario diretto. In questo caso ho preso il programma Dogane, che è stato uno dei primi, programmi ad essere stato adottato dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027. Questo è un esempio di invito a presentare proposte, in questo caso nell'ambito del programma Erasmus, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dell'Unione Europea. E questa invece è la pagina della banca dati degli appalti, che è la banca dati TED, dove ci sono vari filtri che vi permettono di operare, selezioni. Quindi, se siete interessati a un tipo di fornitura, in quale paese, che tipo di prodotto, inserite questi, diciamo, elementi di ricerca all'interno della banca dati e vi verrà dato il risultato delle gare di appalto disponibili. Vi devo dire una cosa: la banca dati TED è un mostro perché contiene sia le gare di appalto della Commissione europea, ma contiene anche tutte le gare di appalto che vengono pubblicate in Europa, la cui soglia supera i 250.000 euro, perché tutte le regioni e gli stati che pubblicano gare di appalto con importi superiori ai 250.000 euro hanno l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi serie S, il supplemento sarebbe, che poi è la banca dati TED, che contiene questa Gazzetta Ufficiale, serie S. Questa è la pagina dedicata ai comunicati stampa della Commissione. Molte volte, questi comunicati stampa vengono, pubblicati nelle varie lingue ufficiali della Commissione europea. In più, come vi dicevo prima, abbiamo il portale, dei partecipanti, e in più ricordatevi anche di controllare quelli che sono i siti delle direzioni generali della Commissione europea, dei singoli settori. Questo è il portale della Commissione europea. Come vedete, noi abbiamo la possibilità di fare varie, ricerche. Nel primo, cerchietto in alto abbiamo innanzitutto la distinzione tra inviti a presentare proposte e inviti a presentare offerte. Quindi noi dobbiamo selezionare che cosa stiamo cercando. Nel secondo, cerchietto invece possiamo vedere, fare una selezione, cioè se noi siamo interessati a vedere gli inviti, quelli chiusi e quelli aperti, oppure addirittura in previsione, cioè quelli che sono in programmazione. In più possiamo scegliere il periodo di programmazione a cui siamo interessati e poi lo strumento tematico diretto, che ci interessa, diciamo, per la nostra, idea progettuale. E qui ve l'ho messo un pochino più chiaro nella seconda slide, nel cerchio con la freccia. È lì che potete operare, la distinzione. Ecco, questo per esempio è il programma, Giustizia che noi abbiamo selezionato. Nel momento in cui andate a selezionare il programma, vi appaiono poi tutti gli inviti a presentare proposte inerenti a quello strumento finanziario. In più, questa che vi ho indicato è la pagina web dove potete trovare tutti i servizi della Commissione europea, ma anche i link alle varie agenzie esecutive che gestiscono i diversi strumenti finanziari, dell'Unione europea. Abbiamo poi ancora un altro sito, che può essere utile, è il sito Aiuti e Prestiti della Commissione e anche quello della rappresentanza della Commissione europea. Questo sito, come vedete, vi fornisce delle informazioni sui finanziamenti, sugli appalti, ma addirittura vi dà informazioni su come presentare una domanda, come si trova un partner per un progetto. Quindi è una sorta di manuale per i partecipanti. E poi abbiamo il sito della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ha una sezione dedicata alle imprese e ai finanziamenti, che vedete, sottolineata, diciamo, con la freccia rossa. In più, altri siti istituzionali che verrebbe la pena di, consultare sono quelli del Parlamento europeo in Italia, che, divulga sia il lavoro del Parlamento in generale, ma anche le varie iniziative degli europarlamentari in Italia. E poi abbiamo il sito del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, dei Ministri. E qui infatti li vediamo. Questo è il sito del Parlamento, dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.
Questo è il sito invece del Dipartimento per le politiche europee e poi chiaramente ci sono altri siti utili. In questo caso segnalo il sito InfoReggio, che è il sito che dà l'informazione su tutti i fondi strutturali in Europa. Si presenta in genere con una cartina sulla quale voi potete cliccare e accedere alle informazioni sui fondi strutturali di quel determinato paese e quindi regione. Ancora un altro sito che vorrei segnalarvi, che in realtà è stato poi sostituito dal portale dei partecipanti, ma che rimane in vita, è il sito Cordis, che è un sito che è nato in seguito alla presentazione di un progetto europeo e che fornisce l'informazione su tutto ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa. E quindi potete avere un'idea di tutto quello che si muove, diciamo, in Europa su queste tematiche qui. Tra l'altro, siccome l'Italia era uno dei paesi partecipanti al progetto, le sezioni iniziali del sito sono disponibili anche in lingua italiana, anche se poi quando si accede alle singole notizie si ritorna automaticamente alla lingua inglese. Una cosa molto importante è invece il portale La tua Europa. Questo è un portale che è distinto in due sezioni, una sezione dedicata ai cittadini e invece un'altra sezione dedicata alle imprese. In questo caso io vi ho voluto evidenziare la sezione dedicata alle imprese perché è lì che potete trovare le informazioni sui finanziamenti. Se vedete l'ho segnalata con la freccia in rosso. In questa sezione, se cliccate su Fare impresa, accedete a quest'altra pagina dove trovate, e l'ho evidenziato in rosso con la freccia, una sezione dedicata ai fondi e finanziamenti. Se andate, se cliccate sull'ultima voce Ottenere finanziamenti, accedete a quest'altra pagina dove potete consultare i programmi di finanziamento dell'Unione Europea. E come vedete si accede poi a quest'ulteriore pagina dove potete trovare le varie informazioni sui finanziamenti diretti, quelli indiretti, ma anche informazioni su come si chiede un finanziamento che vedete proprio nella parte finale della pagina. In più vi ricordiamo i nostri canali Europa, ma che vi ha già illustrato Raffaella Scordino. Quindi abbiamo europa.formex.it dove mettiamo notizie di carattere generale e ci sono anche tutte le informazioni relative al nostro centro Europe Direct, compresa la possibilità di iscriversi alla nostra newsletter. Abbiamo poi il sito programmicomunitari.formex.it. Questo è una pagina dedicata esclusivamente ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea, ma lo Europe Direct Innovazione con le proprie notizie aggiorna anche altri due canali del Formez, che sono i gov.formez.it e il canale formazione.formez.it. Chiaramente il Gov contiene le notizie, tutte le notizie che riguardano l'innovazione digitale, mentre il canale Formazione tutte le notizie che riguarda il settore della formazione in Europa. Poi abbiamo la banca dati dei programmi comunitari che trovate nel riquadro dove trovate anche tutte le altre nostre banche dati, compresa la banca dati dei bandi in scadenza, perché nella banca dati programmi comunitari trovate le schede per ogni strumento tematico con i bandi che si riferiscono solo a quello strumento tematico. Nella banca dati bandi scadenza troverete tutti i bandi, sia quelli dei vari strumenti tematici, ma anche altri bandi che possono essere pubblicati dal Parlamento europeo o da altre istituzioni, oppure nell'ambito di progetti che vengono finanziati dalla Commissione europea e che a loro volta pubblicano, dei bandi. Questa è la pagina dedicata ai programmi comunitari, questa è la pagina che vi aveva fatto vedere prima Raffaella e questa è la pagina dei bandi, come vedete si va da quello più recente via via a quello più lontano. Ed è interessante perché potete avere già un'idea di tutto, ci sono già bandi scadenza per settembre, per ottobre e che quindi vi possono aiutare per una pianificazione della vostra attività in merito ai bandi.
Io avrei finito con la mia presentazione, però vedo delle domandine. Claudia, permettimi di interferire intanto per farti i complimenti, così come te li hanno fatti Grazie. numerosi partecipanti, perché hanno apprezzato la completezza, l'esaustività, la chiarezza per questa ampissima panoramica che hai fatto, quindi sicuramente super apprezzata. Tanto apprezzata e chiara che in realtà ci sono Domande. pochissime domande che ti facilito in questi pochi minuti che restano fino alla chiusura. In particolare Gaetano Monterosso, quando parlavi dei fondi SIE, ti chiede se la Sicilia rientra nelle regioni, tra le regioni meno sviluppate o in quelle in transizione. Ahimè, la Sicilia rientra tra le regioni meno sviluppate e diciamo questo dovrebbe anche costituire un momento di riflessione, perché ormai siamo, non so, al sesto, settimo periodo di programmazione, dove i fondi strutturali dovrebbero essere utilizzati, lo dicevamo prima, per ridurre il divario delle regioni, mentre alcune regioni italiane, e tra questo purtroppo devo dire la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, persistono in questo stato di regioni meno sviluppate, che questo però lo dobbiamo vivere anche come un momento critico, qualcosa non funziona, non sta funzionando nell'utilizzo di questi fondi europei, perché se i fondi europei sono finalizzati a creare sviluppo, vuol dire che noi li utilizziamo male. E quindi questo deve rappresentare un momento di autocritica per il nostro paese. Scusate, sono brutale in questa cosa, però la devo dire, perché solo attraverso La verità fa male, ma è verità. l'autocritica abbiamo possibilità di migliorare. Se ci diciamo sempre, ah, che bello, no, perché poi tra l'altro noi ogni volta che veniamo riconfermati tra le regioni meno sviluppate in ogni periodo di programmazione, siamo felici di questa cosa, no? Perché arrivano i soldi. In realtà non dovremmo essere felici, perché vuol dire che noi non ci siamo sviluppati nel periodo precedente e che quindi abbiamo utilizzato male i nostri fondi. Poi Antonio Simone ti chiede Ma se ci che sono bandi già disponibili in favore delle aree del Mezzogiorno per finanziamenti relativi al miglioramento delle infrastrutture. Allora, questa è una tematica tipica dei fondi strutturali. Dovete andare sul sito della regione, della vostra regione, e andare a verificare innanzitutto se ci sono dei bandi residui dal vecchio periodo di programmazione e se invece non penso che ci siano ancora i nuovi perché non sono stati ancora approvati i programmi operativi. Anche qui, secondo momento di critica. I programmi operativi noi li approviamo sempre troppo tardi, non riusciamo ad essere veloci su questo e quindi poi ci portiamo un ritardo da un periodo di programmazione all'altro. Però comunque ci sono ancora dei bandi disponibili dei periodi di programmazione precedente ed è una cosa che dovete verificare con la vostra regione. Quando parlavi del tipo di agevolazione, insomma, di strumento finanziario, Deborah Duchi chiedeva cosa è previsto per una persona che deve essere inserita nel lavoro e che quindi versa in uno stato di disoccupazione. Allora, se parliamo di fondi strutturali, ancora una volta vi devo rinviare al sito della regione di appartenenza e guardare quali sono le opportunità per il reinserimento di disoccupati come Fondo Sociale Europeo. A livello di Unione Europea, una banca dati che può essere utilizzata è la banca dati Eures, che è la banca dati dell'impiego in Europa. Però esistono anche altre opportunità, come i programmi che avevamo presentato lo scorso anno, mi ricordi Raffaella, quelli del dottor Manna? Sì, nell'occasione delle opportunità per i Ricordo che giovani, erano stati presentati. Sì, sì, Raffaella ti parla. riferisci ai programmi curati da, mi sta sfuggendo Claudia in questo momento, però Comunque sono i esiste. programmi destinati ai giovani per fare esperienze di inserimento lavorativo all'estero, fornendo degli strumenti, dei sussidi, degli strumenti, degli incentivi anche alla mobilità e alla permanenza all'estero, addirittura con sostegno di spese, per le spese, per esempio per l'apprendimento della lingua, corsi di studio, eccetera. Un esempio sono quelli fatti il programma
mi sta sfuggendo, fa curato Sì. dalla città metropolitana, mi Metropolitana. pare, Sì, anche a me ora mi sfugge il di nome, Roma. però dirvi una cosa, noi prevediamo Chiediamo di magari un supporto a Giorgia se ci Reactivate 1 e Reactivate, Reactivate si chiama il programma. Quindi se che cercate è su per la fascia di età, diciamo, superiore, e poi ce n'è un altro di cui magari Giorgia ci aiuta a reperire il riferimento che in questo momento ci sfugge. Perfetto. Ancora. Sì, comunque organizzeremo delle giornate informative su questi temi, quindi non vi preoccupate, volevamo proprio realizzarne un'altra perché sappiamo che è uno dei temi caldi che abbiamo cioè, da parte dei nostri partecipanti. Faremo delle cose in futuro. Seguiteci, ecco perché vi dicevo, iscrivetevi alla newsletter, così quando noi organizziamo le attività vi mandiamo l'invito e voi siete sempre aggiornati su quello che facciamo. Laura Poi. Papaleo, Claudia ti chiede il ruolo dei contact point, se possono essere utili, andrebbero contattati, se si ha un'idea di proposta, se sarebbe, si sentirebbe di consigliarlo o meno. Allora, è fondamentale, è proprio un passo, non ne ho parlato oggi perché ne parleremo quando parleremo di progettazione europea. Uno dei passi da fare subito nel momento in cui noi abbiamo una proposta di progetto è valutarne la fattibilità con i punti di contatto nazionali dei programmi. E quindi sì, perché tra l'altro loro fanno anche un altro servizio, alcuni di loro fanno un altro servizio utile. Se sanno che c'è qualche altro ente che sta lavorando sullo stesso tema su quella proposta cercano di mettere in contatto i due proponenti per fare in modo che venga presentata una proposta unica e quindi anche ridurre il numero di proposte che vengono presentate e quindi aumentare le possibilità di aggiudicazione delle proposte. Ok, non ci sono altre domande, mi sembra. Problemi a partecipare, il video sarà disponibile in un secondo momento. Sì, tra qualche giorno pubblicheremo la videoregistrazione sulla pagina web che avete utilizzato per registrarvi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento, che è quello dell'8 giugno, faremo la panoramica dei nuovi strumenti finanziari, quindi rivedremo un po' tutti, perché vedevo che c'era una domanda riguardava uno strumento finanziario Erasmus, ma diciamo che è più appropriato riproporla l'8 giugno. E altre domande non ci sono. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i nostri Europe Direct di Siena, ma anche del Trapani, per questo ciclo di lezioni che spero vi siano state utili. Vi ripeto, queste ultime tre puntate sono, come ho detto prima, andiamo dalle stelle alle stalle, nel senso non ci sono professori universitari, ma pensavamo a tre puntate un pochino più pratiche dove farvi vedere queste cose, dove trovare l'informazione, perché poi se dovete presentare una proposta di progetto dovete sapere I tuoi dove interventi sono andare a stelle cercare polari, fatti. tracciano la traiettoria e le direttrici di inquadramento. Claudia, Claudia, scusami se mi permetto, sì. la tua battuta è sicuramente fra l'umoristico e lo scaramantico, ma sai benissimo che non è così. D'altra parte, tu e Raffaella avete un compito improbo, che è quello di condensare in un'ora e mezzo argomenti che richiederebbero ciascuno giornate di trattazione. Per cui Così. farete qualcosa di estremamente utile nel tracciare questa panoramica così chiara, come già abbiamo visto oggi in questo vostro lavoro in tandem. E d'altra parte ci sarà la possibilità per chi non ha familiarità con queste tematiche, ci si affaccia per la prima volta e magari anche qualche difficoltà con il linguaggio un po' più tecnico, anche l'inglese potrebbe costituire in qualche modo una difficoltà iniziale, potrà soprattutto contare sulla registrazione e sulle slide che saranno messe a disposizione proprio per riprendersi con calma certi punti che oggi possono non essere stati colti nella loro completezza. Quindi grazie davvero, grazie e ci vediamo il Sì, martedì. prima di Oh.
Devo proprio dire ancora una cosa ai partecipanti, che noi nel nostro piano di azione quest'anno prevediamo proprio degli approfondimenti poi su qualche strumento finanziario, quindi ci torneremo anche al di là delle elezioni d'Europa, su questi argomenti ci torneremo, così come vi dico anche che stiamo pensando di redigere nuovamente la guida ai finanziamenti europei, così come l'avevamo fatto nel periodo precedente. Se non lo abbiamo ancora fatto è perché non sono stati ancora approvati i programmi. Quando lo saranno, chiaramente ve lo faremo sapere, la metteremo a disposizione gratuitamente sul sito web. Va bene, perfetto. Allora, io vi saluto, ringrazio tutti i partner del progetto, Monica, anche Angelita, Massimiliano, che so che è dovuto andare via per impegni imprevisti, e Marta Ferrantelli, e poi voglio ringraziare tutti i colleghi del mio staff che come sempre ci aiutano a fare in modo che tutta questa macchina micidiale funzioni. Allora, arrivederci a tutti. A presto.